Io credo che potrei restare comodamente in questa casa. No. Non credo sia necessario andare in città. Sì, Milou, non sarei tranquilla se ti lasciassi qui. Non stai bene in salute, voglio portarti dallo specialista. Allora ti dico che quando noi bevevamo le tisane stavamo tutti molto bene. Buongiorno, signorina Milou. Oh, come sta, signor sindaco? Bene. Le stiamo dando tanti fastidi. No, assolutamente. Devo avere dei documenti da Buenos Aires e l'autista che vi accompagna me li porterà indietro. Buongiorno, signorina Milou. Ma, come vede, signor sindaco, non è in una giornata molto felice. Però almeno è migliorata in salute. Posso portare le valigie nell'auto? Sì, dica all'autista che può caricarle. Va bene, signora. Allora, se siete pronte. Un momento, vorrei portare Josefa con noi. Sa, Josefa è una nostra cameriera di fiducia. A Buenos Aires curerà lei la zia Milou. Logico, nello stato in cui si trova. Sì, però lei deve sapere che io non ho nessun bisogno di essere curata. Io conosco qualcuno che ha bisogno di essere curato, ma non da infermieri o da medici, solo dalla giustizia. Che intende dire con questo? È inutile pensare a quello che vuole dire. Per sua disgrazia, zia Milou da parecchio tempo non è molto coerente. Tarirara, tarirara, tarirara.